Il nome primitivo era Lucifero. Nella mente di Dio voleva dire alfiere o portatore della luce, ossia di Dio, perché Dio è luce. Secondo in bellezza, fra tutto quanto è, era specchio puro che rifletteva l'insostenibile bellezza. Nelle missioni agli uomini, egli sarebbe stato l'esecutore del volere di Dio, il messaggero dei decreti di bontà che il Creatore avrebbe trasmesso ai suoi beati figli senza colpa, per portarli sempre più in alto nella sua somiglianza. Il portatore della luce, con i raggi di questa luce divina che portava, avrebbe parlato agli uomini, ed essi, essendo privi di colpe, avrebbero compreso questi balenii di armoniche parole tutte amore e gaudio. Vedendosi in Dio, vedendosi in se stesso, vedendosi nei compagni, perché Dio lo avvolgeva della sua luce e si beava nello splendore del suo arcangelo, e perché gli angeli lo veneravano come il più perfetto specchio di Dio, si ammirò. Doveva ammirare Dio solo, ma nell'essere di tutto quanto è creato sono presenti tutte le forze buone e malvagie, e si agitano finché una delle due parti vince per dare bene o male, come nell'atmosfera sono tutti gli elementi gassosi, perché necessari. Lucifero attrasse a sé la superbia, la coltivò, l'estese. Se ne fece arma e seduzione. Volle più che non avesse. Volle il tutto, lui, che era già tanto. Sedusse i meno attenti fra i compagni. Li distrasse dal contemplare Dio come suprema bellezza. Conoscendo le future meraviglie di Dio, volle essere lui al posto di Dio. Si vide, col pensiero turbato, capo degli uomini futuri, adorato come potenza suprema. Pensò: conosco il segreto di Dio. So le parole. Mi è noto il disegno. Posso tutto ciò che lui vuole. Come ho presieduto le prime operazioni creative, posso procedere. Io sono. La parola che solo Dio può dire fu il grido di rovina del superbo. E fu Satana,